Due parlamentari bergamaschi al microfono di Marco De Luca, si tratta di Nunziante Consiglio e Christian Invernizzi, sentiamoli. Senatore Nunziante Consiglio, queste sono le serate belle, dove si incontra la gente, si fa festa, questa è l'anima della Lega. Ma assolutamente sì, credo che di queste serate, quest'estate ne passeremo molte perché c'è già voglia di Lega, c'è voglia di stare insieme e c'è voglia anche di capire in che termini poi affrontare i prossimi 3-4 mesi a Roma. Stasera Salvini è stato molto chiaro, se in autunno le cose non andranno come devono, come abbiamo prospettato noi, come ci siamo prefissati noi, credo che ci sarà qualche scossone sotto l'aspetto anche della grande mobilitazione di militanti per il 1° dicembre a Milano. E questo ci metterà in condizione di capire un po' il polso della Lega, che io sento battere ancora con diciamo, il ritmo giusto, quello di quando una persona sta bene, quando una persona è in salute, quando una persona ha ancora molto da fare. Ecco, questo è il battito della Lega in questo periodo e credo che sia un buon sintomo di presenza sul territorio, di rapporto con i cittadini, di rapporto con gli amici, perché noi tra militanti si è poi anche amici. Ed eccoci a Martinengo, come sempre, anche i parlamentari della Lega si mischiano a lavorare, a fare feste e a seguire e a sentire quello che la gente vuole. Sì, ci mancherebbe, questa è Martinengo, tra l'altro una festa anche nuova per la provincia di Bergamo. A Bergamo andiamo da feste che ormai superano i 20 anni a questa, dove è il secondo anno che viene organizzata. Segnale della vitalità delle nostre sezioni. Consideriamo altresì che qua proprio a Martinengo abbiamo un'amministrazione anche qua al primo mandato. Insomma, sarebbe bello che ogni tanto i giornalisti, se volessero veramente dare l'immagine di quello che è la Lega, venisse anche a vedere questa realtà nella quale nuove amministrazioni, nella quale sezioni, magari anche appena costituite, si danno immediatamente da fare e fanno feste e iniziative di questo tipo. Lei a Roma è un guardiano di quello che non deve fare il governo come lo Ius Soli. Sì, esatto, ma diciamo che è poco che sono a Roma, ho iniziato la mia carriera parlamentare da poco e finalmente comincio a intravedere alcuni temi su quali sicuramente ci saranno le barricate. Primo quello dello Ius Soli, poi ci saranno quindi la riforma della cittadinanza. Non vedo l'ora di tornare a Roma settimana prossima per poter magari vedere qualche ministro e chiedergli come mai 2 miliardi di euro sono andati a finanziare la sanità del Sud e a noi invece, come al solito, ci hanno lasciato a gestirci da soli. Insomma, noi eravamo partiti, il voto d'astensione lo testimoniava, anche con un moto di fiducia, ovviamente limitato, però nei confronti del governo Letta, perché parlava di riforme. Ad oggi le riforme di cui sono parlato, su quelle sulla cittadinanza che non ci vanno bene, e i primi provvedimenti economici sicuramente non ci piacciono. Siamo giù per fare le barricate, siamo in pochi, ma insomma siamo anche abituati a lottare duro.